L'edizione 2024 della Coppa Italia è arrivata al suo momento storico e decisivo. Vi diamo il benvenuto a Palicoro dal Pala Ercole. Questa è Così di Genzano, Napoli Futsal. Benvenuto Daniele Bennini. Ciao Pietro. E benvenuti da Pietro Mazzara. È iniziata la prima semifinale della Coppa Italia. Intercettato il pallone, prova a ripartire adesso il Napoli con Salas che va per la porta. Primo squillo della partita. Prova a ripartire adesso le Così di Genzano con Gastaldo. Solo Gastaldo! Occasione enorme per le Cositi. Attenzione Fante, se le tocca contatto in area di rigore non c'è niente. E allora bello buono ad attivare la controtransizione. Siamo dall'altra parte con Bolo che va per la porta. È partito il tergicristallo, si è accesa la semifinale. Salas per Borruto, palla sotto la suola. Invita la conclusione da fuori De Luca. C'è la potenza, non c'è la precisione. Bello buono. Andiamo. Chi sceglie come opzione? Siamo da Duarte, Mammarella. Che grande lettura da parte di Stefano che lascia però la porta vuota. Attenzione al pallone che non si abbassa. Occasione a 12.51 per il Napoli. E allora siamo dall'altra parte con Salas che cerca di chiudere la triangolazione. Pallone deviato con il grandissimo rischio per l'Eco City. Se la ride Stefano Mammarella. Bolo sul punto di battuta. Finta di Duarte, Bolo per la porta, Mammarella, pallone che resta lì, Duarte! Giappa, Duarte, 9-0-9 sul cronometro, l'ha sbloccata la Momap, Napoli Futsal con il gol di Giappa Duarte, 1-0. E Tiago Bissoni che cerca di andare da Giulio Di Oliveira, che accarezza la palla, calcio col destro! Che cosa si era inventato Giulio Di Oliveira? Allora il Napoli che prova a correre con Borruto! Che gol che ha fatto il Titi Borruto! Un gol meraviglioso, quello del Cobra, 1.51 sul cronometro, ha raddoppiato il Napoli. Si va allo scadere del tempo e al suono della sirena, fischia due volte Martina Piccolo. Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo di questa prima semifinale della Final Four di Coppa Italia qui a Policoro. I gol di Giappa Duarte e il super gol di Titi Borruto. Fischia Martina Piccolo, si riparte. E Giulio Di Oliveira, Luisinho, l'imbucata di Gennaro con la parata importante su Fantesele a blindare la sua porta. Costretto a ripartire sempre da dietro le Così di Genzano. Pina sul blocco, calcia! Si è fatto trovare pronto De Gennaro. Prova a ripartire adesso il Napoli con Borruto che prova a passare Titi molto Borruto bene. Per Lucas Bolo! Che cosa ha fatto il Cobra? Il 3-0 del Napoli! Spallata la semifinale! 7:44 da giocare, il 3-0 della Momap Napoli Futsal con un'ennesima giocata clamorosa di Titi Borruto e gol di Bolo. Romano orienta su De Oliveira, prova a passare occhio a Borruto che sgasa, si allunga il pallone che finisce sul palo e poi dentro il poker del Napoli con quel mostro assoluto di Titi Borruto. Ha preso la partita e l'ha distrutta 4-0. Che sta leggendo le difficoltà, intanto qui De Gennaro a dire di no a Giulio Di Oliveira. Cominciano a sventolare i colori napoletani, intanto Salas fino in fondo, Salas sterza la giocata corta per la tripletta del fenomeno, il Cobra Titi Borruto. Il Momap Napoli Futsal è in finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia e si va a prendere e a cancellare almeno in maniera parziale la delusione dello scorso anno. Che partita! Si arrende l'Eco City Genzano, passano i titoli di coda sulla prima semifinale della Final Four 2024 di Policoro. Suona la sirena, fischia tre volte Martina Piccolo, il Momap Napoli Futsal è la prima finalista della Coppa Italia 2024, lo fa al termine di una prestazione clamorosa. Grazie per essere stati con noi, la linea che può tornare alla regia.